Ragazzi, benvenuti alla prima giornata del torneo di Nascondino. Queste 17 persone che vedete qui in classifica sono i 17 partecipanti di tutto il torneo, nonché qualificati della precedente puntata. Tutti coloro che durante il video di qualificazione sono riusciti a sopravvivere senza farsi trovare o che sono stati trovati per ultimi hanno beccato 2 punti e come vedete in classifica appunto questi 2 punti sono riportati tra appunto il punteggio. Quindi, come funzionerà il tutto? Faremo 2 mappe in cui appunto i partecipanti avranno 1 minuto e 30 per nascondersi e in cui appunto poi avranno 8 minuti e 30 per sopravvivere sperando di non essere trovati dal sottoscritto. A fine partita gli ultimi 6 che verranno trovati riceveranno dei punti, ovviamente con un criterio. Il criterio è semplicissimo: l'ultimo che viene trovato becca 6 punti, il secondo 5, il terzo 4 e così via fino ad arrivare al sesto che ne becca 1, quindi il sest'ultimo che viene trovato ne becca 1. Chi invece dovesse riuscire a sopravvivere beccherà direttamente 8 punti. Quindi non vi annoio oltre, spero gradiate questa prima puntata, vi invito a lasciare un bel like, raggiungiamo almeno 10.000 mi piace per questo primo episodio e ci becchiamo ragazzi in partita. Ok ragazzi, siamo prima mappa di questa prima giornata del torneo di Nascondino. Raga, salutate tutti, loro sono i qualificati. Allora, ne mancano 2 o 3 se non sbaglio. Però essendo appunto un torneo fisso, chi manca non gioca e si perde quei punti, ecco. Abbiamo anche Relix qua con noi che ci aiuterà, visto che appunto ci serve un arbitro, così almeno segna lui chi viene trovato per sesto, per quinto, per quarto e così via. E non sbagliamo. E anche per la connessione perché sto stando. Comunque si parte a 8 minuti e 30 a cercare e Relix, mi raccomando, segna gli ultimi 6 che vengono trovati o eventualmente chi non viene proprio trovato. Questi sono quelli che beccano punti. Quindi, raga, mi raccomando, buona fortuna, la mappa è abbastanza buona secondo me per nascondersi, quindi raga, avete 30 secondi, raga, questa partita vale per il torneo, quindi mi raccomando sfruttate bene tutto il tempo, raga, spostatevi, non state attaccati, secondo me questa partita la vinco io. 8 7 6 5 4 3 2 1 e si parte. Io non dico che giustamente bene. Buona fortuna a chi si è nascosto. Grazie. Allora, guardate, lascio la zona verde per ultima. Perché tanto so che sarete minimo in 12 là in quella zona. Ma non c'è nessuno. Let's go. Rommel è il primo che ci abbandona. Però devo ammettere che era un bel nascondiglio, raga, che c'era la luce. Ah, ho disattivato, non l'ho fatto vedere, mira assistita. E ho tolto anche la cosa del nome, raga. Solo icona, come vi avete detto voi. Quindi basta lamentarsi per cose di questo tipo. Ho tolto tutto il possibile. Vabbè, è stato un caso, se partivo dalla zona verde saresti stato l'ultimo. Allora, qua non c'è nessuno, credo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Questa zona, secondo me... Andrea ci abbandona. Chi è che mi ha stordito? Mannaggia a voi. Ok. Bene. Provini ci saluta. Raga, ma perché vi mettete tutti a fianco? Perché? Sarà il povero spicatello. Vediamo un po'. È grande però questa mappa, eh. Non è facilissima, sapete. Può sembrare facile, ma non è proprio facilissimo cercarvi. Cioè, sono tanti angoli da guardare. Quelli che ho ammazzato per ora ho messi veramente male, raga, ve lo dico. Molto, molto, a parte i primi 2. Funziona. Si beccano 8 punti a testa. Tutti quelli che non hai trovato. Tosmi, mi dispiace, ma sei l'ultimo che becca. Ne rimangono sei. Qui... Chi è? No, zio, che cazzo stai facendo? Allora, Poppy è stato il sesto trovato, Pitti, giusto? Sesto. Segna che è il sesto. E ora parte la caccia in mezzo all'erba. Merda, qua è tosta, Cioè, ma davvero il primo non prende punti? Sì, il primo prende 6 punti. Tutti quelli che vengono trovati prima degli ultimi 6 non beccano punti. Lumitz. Porco il lama. Dai, non il quinto. Mi mancano 3, sì. Tu mi sei messo bene. Ho 4 che mancano. Sebastiano. Vediamo un po'. Allì, sarà... Galli è scandaloso. Cazzo, questa mappa. Questa mappa è un bordello. Però qualcosa mi dice che qualcuno di voi ha messo qui perché mi sono nascosto nel video. Raga, se l'avete fatto. No, raga, perché ho fatto i nascondigli dove li metto io? No! Raga, mi sono nascosto io lì nel video. Rimane soltanto Cuginottero e Galli. Ma secondo me sono proprio senza problemi, senza dubbio nella vegetazione li ho persi. Questi due se riescono a resistere. Ora sì, si gioca per beccare i punti grossi, ecco.
Dove cazzo vi siete messi, raga? Porca troia. È difficile in mezzo alla vegetazione, eh? Vi giuro che è veramente un bordello, perché... Beh, adesso capisci come si sente Ivan, Leo. Sì. Ho qualcuno qui per forza. Minchia, non si capisce. Mi sta venendo mal di testa a guardare in mezzo alla vegetazione. Non so dove girare. Con la schiena trapassata. Non so dove andare. Non so dove guardare. Fanculo. Capiamo zona, va. Finalmente. Povero Leo. Io sì, raga. Dico che io per... al nascondiglio più bello che io abbia mai visto. Addirittura? Sì, sì. Dove cazzo si è messo, scusa? No, raga, qua ho controllato troppo bene, non può esserci qualcuno, dai. Non scherziamo. Ti giuro, è di un'ignoranza tale che merita il premio Nobel. Galli Pro. Cazzo, eri sotto la neve, mamma mia. Quindi Galli Pro, raga, secondo, e ora rimane stato Cuginottero. È lui che c'ha il nascondiglio ignorante. Quindi Cuginottero lo segno comunque come primo, giusto? Sì, però aspetta, perché se non viene trovato... No. Sì, lo segno. È come da rito? Ciao. Bene, erano i nascondigli che erano troppo belli. No, erano veramente gli ultimi, non li trovavo. Belli. Mi sono intestardito, raga, a cercare lì. Ma vabbè, quindi Cuginottero ultimo trovato. E quindi di conseguenza si becca 6 punti. E tutti gli altri, poi, raga, ci sarà la classifica appunto aggiornata mappa dopo mappa per vedere un pochettino la situazione. Tutti quelli, ripeto, che non si trovati come ultimi 6, non beccano assolutamente nulla. Comunque, passiamo alla seconda mappa. Beh, raga, seconda e ultima mappa. Ho scelto Citadel come secondo appunto di questa prima giornata. Ragazzi, questa è una mappa un po' strana, ve lo dico, però ha del potenziale. Mi metto a guardare qua all'angolo. Ci abbiamo già giocato da poco in questa mappa, in uno dei precedenti episodi. Vi posso assicurare che se vi nascondete bene non vi trovo, molto molto semplicemente. Comunque, alla fine l'obiettivo non è nascondersi in maniera incredibile, ma sopravvivere tra gli ultimi, ecco, e quindi beccarsi più punti degli altri. Raga, avete tempo sino a 8 minuti e mezzo come sempre. Vi giuro che non ho mai giocato a sta mappa. Ma neanch'io. Gli ultimi 15 secondi. Relix, non vale però, cazzo, gli devi aiutare? Che sei qui per aiutare i concorrenti. Sì, va bene, Rammel. Tu dovresti essere il loro peggior nemico, visto che sei un arbitro. Comunque, 5, 4, 3, 2, 1. Si parte. Bene. No, raga, io vi ho già spiegato mille volte che non vi dovete mettere davanti a me. Nel nascondiglio a fianco a me, perché vi sgamo in un attimo. Quindi, devo pure venire prima che ci abbandoni. Spezziamo bene. Mio Dio, allora, Sebastiano, ti giuro che non so nemmeno io perché ti ho visto. Perché non ti vedevi. Capito? Cioè, questa zona rossa non ti fa vedere. Ma vediamo un po'. Qua a fianco non c'è nessuno, ok? Questa zona, secondo me, è pullula di persone. 12 persone rimaste, Leo. Non mi devi mettere ansia, perché a me non cambia assolutamente nulla. La gara tra di loro, non tra me e loro. Ok. Qua non vedo nessuno, a meno che... Tu ti suicidi, che succede, Leo? Che si rifà la mazza. Porca di cazzo. Qua non c'è nessuno. Ok. Qua è pulito. Cazzo, qua mi aspetto... Il pienone, raga. Invece no, non c'è nessuno. Non lo sembra, non c'è nessuno. Bene, bravi, raga. Siete scelti di nascondigli... Degni di Leo. Sì, vedremo. A meno che non siete tutti vicini adesso. La cosa sarebbe abbastanza imbarazzante, perché voglio ammazzare tutti i vicini. Qua sicuramente c'è qualcuno. Vediamo un po'. Eccolo là. Tosmith ci abbandona. Mi raccomando, Relix, controlla quando ne mancano 6. Sempre nessuno. Mancano 11. Per ora, sicuramente mi state stupendo, perché... 10. Perché certe zone me le aspettavo più piene di persone, invece... Bobo, presumo non ci sia più nessuno in questa zona. Adesso magari c'è qualcuno nascosto che sta godendo perché ho detto questa cosa, però tanto ci torno dopo. Non ve la scamperete.
Va bene, andiamo avanti. Qua cazzo mi aspetto qualcuno. Merda. Ti giuro che se non mi soffermavo a guardare non ti vedevo. Ti giuro che non ti vedevo se non mi soffermavo a guardare. No, guarda Rom. Tutto bene, raga? Sì, è rimasto bene. Qua, raga, secondo me è pieno, infatti. Io mi sono messo totalmente a capo. No. Bene. 8 persone in vita, Leo. Minchia, vi dico la verità, visto il giro che ho già fatto, mi aspettavo di averne trovate di più, sinceramente. Mi aspettavo di trovarne di più in tutto sto tempo. In quel giro. Secondo me Gabi vince. Dice? Dovrebbe vincere Rommel più che altro. Speriamo, meglio. Ai ai ai, 6 persone in vita. E si va a perdere i punti. Perfetto. E quanti punti becchiamo? Adesso dipende in che posizione venite trovati. Sarà il primo ad essere eliminato a punti. Cazzo. Oh raga, vi giuro, sono io che forse ho mancato qualche zona, ma inizio ad essere un pochettino spaesato. Cioè, mancano 4 minuti e non so dove. Ricorda un po' che succede se non ne trovi nessuno dei 6. Che si beccano tutti 8 punti. Bel bottino. Sì raga, però scordatevi di riuscire a sapere bene tutti e 6 perché... Ok, va bene, che magari non li trovo tutti. Ah, ma questo passaggio sotterraneo? Se non ci, se non ci trova, vai in cade in depressione. Leo, ti taglierei le vene prima o poi. Qua non c'è nessuno. Bene. Io Leo ti dico solo una cosa, però. Non mi dire nulla. No, non ti dico dove sono, ti dico solo che secondo me però devi guardare un po' meglio tutte le zone, nel senso negli angoli, perché tu ogni tanto li salti, non li cerchi. No, e secondo me, ho una pentola da guardare. Hai tanta fretta ogni volta. Non parlare. Ma dai. Dai. Grazie Relix per avermi fatto da guardare gli angoli. Relix è un cancro, non devi parlare. Oh mio Dio. Rimangono 5, Leo. Ma Leo, non inizi a sentire un po' di pressione quando mangi 20. No, è inutile che lo ripeti, non secondi. Sento la pressione perché non sono io ad essere nascosto. Io sento una voce agitata da parte tua. Cioè, ho soltanto una vocina di un certo Relix che rompe i coglioni. Ragazzi. Manca un minuto e 40 secondi. Le zone le ho ceccate, tutte. A quanto pare non benissimo. Ma, in ogni modo, ciò non toglie che veramente siate nascosti Gabis. Bene. Chi è nascosto ancora... Ti nascosto bene. Dai, io sesto per colpa di Relix. Non... ho preso un coniglio culo, come fai a non beccare? Ma tutte le zone hai contrato male, Leo. Sì, ho capito, cazzo. Aspetta, qua non c'ero proprio entrato. Ginotto, quinto. Merda. Di una zona, velho. Siamo... Sembra che stai affogando. Mamma mia, no. Questo era invisibile, Rumi. Raga. Era invisibile, ma che cazzo è? Allora non hai visto gli altri. Come, dove sono, scusate? Ma è in posti abbastanza cioè. Oh, quanto pare, ragazzi, cercarlo. Cani di merda. No, ragazzi, siete... Siete messi bene. Ce l'avevi adesso. Cazzo. Siete messi bene. Non so, ditemi dove eravate perché ora sono curioso. Mi segno tutti come primi loro, ok, Leo? Sì, loro tutti 8 punti e gli altri invece... Davanti a me dove? Adesso, oh! Ce n'era uno esattamente dietro. Io non so dove eravate nascosti, ma... Quello che mi ha impressionato di più era quello... Bene. Era quello tutto rosso iniziale, che non so neanche io come ho visto, e quello verde, uno degli ultimi che ho trovato attaccato al muro. Invisibile. Mi vedeva tutto e non mi hai trovato per due volte. Allora, raga, metterò la classifica aggiornata qui, appunto, con i rispettivi punti. Ragazzi, oh, bravi a tutti, a parte... Guarda, gli unici forse che si erano nascosti male erano i primi. Il primo che ho trovato, che era a fianco a me, e poi qualche altro. Ma in linea di massima erano tutti, minchia, veramente tosti come nascondigli. Cazzo, sta mappa... Merda, l'ultima volta che ci ho giocato l'ho trovati tutti in un attimo. A sto giro, boh, nascosti da Dio, raga. Va bene, niente, salutate ragazzi e ci becchiamo direttamente al prossimo alla prossima giornata. Hashtag manco taglia i baffi. Sempre comunque, ciao raga.